Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, bentornati a questo nuovo video delle pillole di una storia italiana. Allora, oggi parliamo di un argomento di livello intermedio avanzato. Oggi parliamo del congiuntivo, questo verbo, questo modo verbale che il più delle volte è sconosciuto anche a noi italiani. Abbiamo qualche dubbio anche noi. Quindi siete in buona compagnia, non vi preoccupate. L'importante è imparare ad usarlo fin da subito. Quindi non preoccupatevi se questo argomento può sembrarvi un pochino difficile, lo è, ma può esservi utile cominciare a sentirlo fin da un livello base o un livello intermedio basso. Oggi parliamo della differenza tra l'uso del congiuntivo e dell'indicativo. Cosa vuol dire? Si dice credo che sia o credo che è. Ci sono diverse possibilità. Allora, personalmente io credo che l'espressione credo che sia quella più corretta, ok? Si dice però che tutti e due i modi siano accettati. Visto che il congiuntivo è soprattutto il modo verbale, il verbo che si usa per l'incertezza, la possibilità, l'impossibilità. La prima frase, diciamo, esprime un dubbio, cioè penso che sia, non sono sicuro, ho un dubbio, ma io penso che sia. Mentre la seconda frase, penso che è sicura, è certa. E ci fa capire che è di sicuro così come penso io. Ok? Quindi penso in questo caso può essere interpretato con è vero, è senza dubbio. Quindi a chi vi dice ah no, penso che è sbagliato, ditegli. No, si possono accettare entrambi. Facciamo qualche esempio pratico con qualche frase, così vediamo più casi e più possibilità di usare questi due verbi insieme. Per esempio, se io dico ho notato che sei bravo, ho notato che sei bravo. Certo, ho visto. Ho una prova che sei bravo, quindi posso tranquillamente usare l'indicativo sei. Posso però anche dire dubito che tu sia bravo. Non sono sicuro che tu sia bravo, quindi vedete subito qual è la differenza. Ho notato che sei bravo, l'ho visto, ho una prova. Dubito che tu sia bravo. Non lo so, non sono sicuro. Ok, quindi certezza, incertezza. Un altro esempio. Io mangio quando ho fame. Certo, lo sento nella mia pancia che ho fame, quindi è una cosa reale. Mangio quando ho fame. Ho è un tempo presente dell'indicativo. Ho fame. Ricordatevi che in italiano diciamo ho fame, ho sete, ho sonno, ho caldo, ho freddo. Quindi, amici inglesi, amici americani, non diciamo io sono caldo, io sono freddo. I am hot, I am cold. Ma io ho caldo, io ho freddo. Quindi torniamo alla nostra frase. Mangia o mangio quando ho fame. Ma posso dire,
Mangia prima che passi la fame. Mangia prima che passi la fame. Cosa significa? È meglio, è un consiglio che io ti do. Mangia prima che passi la fame. Prima che la fame vada via. Passi è un congiuntivo, quindi prima che sia troppo tardi, anche questo è un congiuntivo, fai qualcosa. È un consiglio che ti do, non sei obbligato. Un ultimo esempio. Il cane, mi porta la palla perché vuole giocare. Il cane mi porta la palla perché vuole giocare. Ok, vedo cosa fa il cane. Mi porta la palla perché vedo che lui vuole giocare. Quindi vuole è un indicativo. Ma potremmo anche dire, il cane mi porta la palla perché io la tiri lontano. Il verbo tiri, perché io la tiri, quindi io tiri la palla, è un congiuntivo. Quindi il cane mi porta la palla perché io possa, un altro congiuntivo, fare l'azione di tirarla. Quindi è una possibilità che lui mi dà di tirare la palla. Queste sono solo alcune delle frasi per cominciare a capire come funziona il congiuntivo e l'indicativo. Ricordatevi sempre, credo che sia, penso che sia, ritengo che sia, spero che sia, sono tutti verbi soggettivi, esprimono una nostra sensazione, un nostro pensiero, una nostra speranza. Ma se vogliamo esprimere la nostra opinione usando l'indicativo, possiamo usare queste due espressioni. Secondo me è un bel film. Secondo me è un bel film. Oppure, per me è un bel film. Anche queste sono espressioni soggettive. Ma secondo me e per me non sono verbi, sono espressioni che mi aiutano ad esprimere un'opinione. Quindi credo che sia, penso che sia, ritengo che sia, spero che sia, ma secondo me, per me è. Allora, grazie mille anche per questo tempo che mi avete dedicato. Spero che vi sia utile per cominciare a capire come funziona il congiuntivo con queste semplici frasi. Se avete commenti, sempre la pagina Facebook qui sotto, oppure lasciate dei commenti qui sotto il video di YouTube. Seguite il nuovo sito web, è ancora un work in progress, ma piano piano arrivo, lo finirò e troverete tutto quello che c'era prima, quindi transcript, audio, video e link. Grazie ancora per seguirmi e alla prossima. Ciao!